Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video dove mi truccherò un po' con voi. Non lo faccio spessissimo perché non è una tipologia di video che mi viene spesso da fare, ma dato che ho poco tempo, devo uscire fuori sulle 5 perché mi trovo con le mie amiche, andiamo a fare un silent party stasera. Come ho detto, silent party, mi sto mangiando già le parole, inizio un po' a truccarmi. Ho deciso di farmi questa capigliatura con la treccia perché altrimenti con i capelli sciolti non ci riesco a stare perché fa un caldo assurdo oggi. E iniziamo un po' a truccarci. Allora, come primo prodotto, visto che ce l'ho e lo volevo già un po' iniziare a testare, inizierò a utilizzare questo primer viso. Si chiama Eye Adherence Silicone Primer. Questo qui di The Ordinary che ho ricevuto in regalo dalla mia amica Eleonora. Me lo spiaccico tutto sul viso, non mi sta dispiacendo, è tipo la terza o quarta volta che lo uso, ma per ora non mi voglio sbilanciare. Questo sarà anche un video molto primissime impressioni su alcuni prodotti che volevo assolutamente provare con voi. Vi metterò la foto che ho fatto poco fa, prima di iniziare a fare il trucco, dove sono completamente struccata, perché voglio vedere come rende la base che andrò a fare oggi. Ovviamente mi devono cadere le cose dalle mani, ma è una gioia. Cioè, quando faccio video è pressoché impossibile che non mi cada niente dalle mani, né che siano proprio prodotti integri, che per fortuna non è di vetro, quindi non l'ho rotto, ma anche i prodotti finiti mi cadono dalle mani. E non sono solita sfracellare prodotti per terra e romperli. Mi è capitato l'ultima volta, se non mi ricordo male, era la palette quella di I Heart Makeup, la I Heart Chocolate, troppo inglese, e quello mi era caduto dalle mani truccandomi, ma vi parlo di 2 anni fa. Sono fortunata su questo punto di vista, non chiamatemela nera perché non voglio che mi si rompa il makeup inutilmente. E inoltre non portatemi nera perché già io ho ancora i 7 anni di disgrazia per un vetro rotto sfarcellato a terra, non ne voglio altri 7, così siamo a posto. Ok, primer viso messo e adesso ci andiamo a mettere anche altri primer perché ormai sono solita impiasticciarmi il viso con tutti i primer possibili e immaginabili e poi dopo ci facciamo la base. Mi avvicino un po' anche se sono completamente struccata, stando attenta che non mi cada il PC perché sto facendo il passaggio delle tracce dei video che ho già registrato. Sto utilizzando l'altra videocamera, quella con cui di solito faccio i video trucchiamoci o che utilizzo quando l'altra videocamera non è utilizzabile. Utilizzo il primer di Smashbox, il Under Eye Photo Finish Hydrating. Per me è un must have, io da quando l'ho scoperto ormai anni e anni fa, quando facevo le make-up school, non lo abbandono più, lo prendo non sempre, insomma quando so che ho necessità, perché mi distende benissimo il contorno occhi in poco tempo. Potrebbe essere utilizzato anche come crema contorno occhi perché ha la caffeina all'interno. Questo l'aveva sempre specificato la commessa che ci spiegava alle make-up school, ma io sinceramente non l'ho mai fatto perché se è un primer magari c'ha siliconi e su l'inci dovrei andarlo a vedere se c'ha troppi siliconi per il mio gusto. Sinceramente al primo posto neanche no, perché anche per esempio il shea butter, quindi il burro di karité dovrebbe essere tra i primi posti, ora che viene fuori il dimeticone e dopo il burro di karité, quindi neanche male. Però quando io leggo primer lo considero un po' un prodotto cosmetico e non lo utilizzerei mai come crema, contorno occhi. Non so, ho questa fissa, poi dopo posso sbagliarmi, ma non c'ho proprio interesse. Ok, ho messo la mia quantità, che è anche forse un po' troppo eccessiva, basterebbe una noce, ma io voglio dare quel tocco di vita. Utilizzo anche il primer occhi di Yves Rocher che vi ho messo in uno degli ultimi Sino e Ni.
ormai quando io apro un primer occhi porto avanti quello, dopodiché ne ho un altro di chiuso della Sien, quindi super low cost, e dopodiché vorrei continuare ad utilizzare stick eye shadow oppure ombretti in crema per portarmeli avanti. E questo lo lascio un po' intanto aderire e dopodiché utilizzo anche il Brow Wow, questo di Benefit, anche se sono andata ieri a farmi il servizio per sopracciglia e si vede che manca l'henné. Ho avuto un serio problema con l'henné colorato di Benefit perché mi ha fatto sfogo per ben due volte. Sono andata due volte a farmi il servizio, uno a marzo e uno nel mese di aprile, e vi dirò che mi si gonfiava tutta la zona questa qui, era proprio rossa tutto il contorno, non era la cera perché io faccio anche i baffetti e non mi si arrozzava, non si arrossava questa parte qui. Oggi sto facendo una strage di papere, ma vabbè, lasciamolo au naturel questo video, che ve ne pare? Così ce la raccontiamo un pochettino in base ai discorsi che faccio. E vi stavo dicendo, andavo avanti per parecchi giorni con questo sfogo immenso, gonfiandomi la zona, lasciandomela molto rossa e irritata, era super infiammata, mi faceva un male boia. E dopodiché ho deciso, guarda, per un periodo basta. Avevo una pelle molto secca, molto disidratata, forse era dovuto anche a quello, a qualche reazione con qualche prodotto che stavo utilizzando. E a mio avviso, da quando ho finito il fondotinta di Yves Rocher, quello per il quale tutte mi avete chiesto come cacchio hai fatto a finirlo in un mese. Fate conto che l'ho iniziato a metà marzo e l'ho finita a metà aprile, la spugnetta se lo beveva, io mi trucco tutti i giorni, magari insistevo su alcune parti del viso più problematiche. L'ho finito, lasciatemi detto, l'ho finito in un mese, meglio così, così mi sono liberata di un prodotto che avevo messo da parte, di scorta, e non lo riprenderò più in ogni caso, anche se l'effetto era carino, insomma, da vedere sul viso. Non so se mettermi un fondotinta o stare con la BB Cream, ma credo che andrò di fondotinta e dopo proviamo insieme tutti i prodotti che ho acquistato a mie spese dentro a questa pochettina super pelusciosa. Ci sono i prodotti di Nabla e questo video sarà dedicato principalmente ai prodotti che utilizzerò per la base, poi dopo magari ne farò un altro dove ci truccheremo insieme gli occhi, magari vi truccate anche voi con la stessa palette o ne tirate fuori altre e vediamo come si comporta. Sono presa anche lo specchio perché altrimenti faccio danni. Secondo me, quando è estate e voglio utilizzare un fondotinta, io vado di lui. Anche se ho preso i fondotinta, quelli liquidi di Essence, quindi sempre marchio Cosnova, il Fresh and qualcosa, però mi sono ripromessa su Instagram che non appena avessi raggiunto metà prodotto utilizzato di questa boccettina e dovrei essere a questa altezza qui. Poi dopo inizierò ad aprire un fondotinta liquido di Essence per provarlo. Lo stendo con una spugnetta che mi sa che utilizzerò ancora per questo mese, poi dopo abbandonerò completamente perché è parecchio, sì, mi sono sporcata le mani, è parecchio bucata, rovinata, era di Douglas, ma è difficile parlare mentre si trucca, eh? Sì, adesso lo stendo, non vi preoccupate, ma io parto sempre così e dopo me lo porto. Non è sicuramente neanche il mio colorito, ma quando lo fisso con la cipria e lo uniformo, la situazione migliora. Certo è che io avevo i 10 come scorta e i 10 sono troppo chiari, anche perché sabato scorso sono andata in piscina, la prima volta quest'anno, e ho preso leggermente un po' di colorito, ma già mi sto spellando perché sulla pancia ero veramente rossa, ho preso una piccolissima ustione, ma sono abituata, io sono così bianca che è mai una gioia abbronzarsi, quindi mai una gioia alla seconda. Allora, forse ne ho messo anche troppo, ma vedo che lo sto distribuendo per bene, lo metto anche sul collo per non fare stacchi.
un pochino più giallo perché sono sottotono rosato, però un giallo neutro. Vi dirò che io lo apprezzo anche così. Si vede che c'è, ma ho la pelle secca. Ultimamente sì, mi sta venendo la pelle secca in estate, cosa che non mi è mai e poi mai successo. Eccoci qua. Mi metterò sicuramente un rossetto scurissimo, ma come vi ho detto prima, siccome farò due video spezzati perché voglio provare due prodotti diversi, ve lo farò vedere nel video successivo a questo, quando lo editerò ovviamente. Non so se magari lo metterò questo tipo il primo giorno, un lunedì, un martedì, insomma, quando ce l'avrò pronto, e il giorno dopo subito metterò anche l'altro. Ok, perfetto, senza creare macchie. So che non sono tipa da spugnette, però avendole le sto tirando fuori per sfruttarle e utilizzarle, e vi dico che forse un po' mi sto convertendo, però sinceramente ancora mi piacciono di più i pennelli. Per quanto mi riguarda sono un pochino più pratici, ma mi piacciono di più. Ok, fondotinta steso per benino. Mi vado a pulire il labbro perché insomma il labbro bianco non me lo voglio tenere. Avrebbe anche una forma ideale per il correttore questo, ma il correttore lo voglio stendere prima col pennello nuovo di Nabla e poi casomai lo fisso con un altro. Con un'altra spugnetta che utilizzo, apro nuova, anzi, visto che ne ho due, l'altra è tutta sporca con il correttore di Astra che sto utilizzando da tutti i giorni. Perfetto, ci sono. E quindi adesso passiamo ai nuovi prodotti di Nabla che, state attenti alla pochette perché perde tanti di quei pelucchi che voi non avete neanche idea e mi fa anche parecchio, parecchio starnutire. E qui dentro io avevo messo già tutte le cose che ho preso. Ho preso il bundle, cioè il set che comprendeva questa pochette, la cipria, un correttore liquido, i due pennelli e basta. Se non sto dimenticando qualcosa. E poi dopo ho preso due correttori di due colorazioni diverse perché in base a come sarà anche il colorito mio tra abbronzatura e non abbronzatura, sicuramente andrò ad utilizzarli. I correttori comunque sono i prodotti che più facilmente riesco a smaltire per quanto riguarda la base viso insieme ai fondotinta. E io volevo utilizzare, avevo preso il light peach. Però credo che non andrò ad utilizzare. Sì, utilizzerò questo. Il creme beige, leggermente più scuro, lo andrò a utilizzare quando magari avrò un colorito di pelle più scuro, anche se è comunque un colore chiaro. Invece io pensavo di utilizzare il light peach, che è leggermente più pescato, anche se il colore non cambia più di tanto, con il ivory. L'ivory invece non è il più chiaro perché il più chiaro è il porcelain, se non mi ricordo male, ma era veramente troppo bianco per i miei gusti e quindi sono andata di questo. A meno che non mi stia sbagliando, adesso mi faccio una ricerca anche per non dirvi una castronata, per non fuorviarvi eventualmente negli acquisti e ci rivediamo dopo. C'avevo ragione, infatti il porcelain è il colore più chiaro. Vengono 15,95 euro e fanno parte della collezione Close Up. Se ne sono viste tante in giro per internet, arrivo anche io. Apriamo questo light peach, mi avvicino anche, e lo proviamo insieme. Non ho mai avuto il Shape Concealer di Tarte, anche se acquistabile direttamente dal sito QVC Inghilterra, non mi sono mai avvicinata a questo marchio. Lo richiama molto con questo pack tutto decorato così, che è poi anche stata usata la stampa del tappo anche sulla confezione di carta. È una confezione esagonale, il quantitativo è di 4 ml di prodotto con un pau di 12 mesi.
In internet ci sono stati dei profili Instagram soprattutto che hanno comparato il prezzo di questi correttori con altri in commercio, indicando che non è propriamente un correttore low cost. Lo so, però sinceramente io ho preso più di una colorazione perché la volevo provare su di me che ho un contorno occhi abbastanza secco, poroso e volevo capire se era buono, di qualità e poi anche provarlo su una mia amica che si sposa. Quindi lo apro, è la prima volta che lo apro anche questo colore. Vi dirò che la spugnetta ne preleva anche abbastanza ed è fatta così, è un super correttore in spugna. Io lo stendo così perché vado molto a come ci avevano spiegato per mettere il correttore, quelli di Smashbox, cioè non farò mai la V perché non è neanche più di tanto corretto il metodo e vado così e con il concealer brush, questo qui è a lingua di gatto molto ampio, vado a stendere prima il prodotto con questo arnese. Con i pennelli non sono molto brava, però vi dirò che si stende, vado anche per bene sotto per cercare di coprire tutto. Si vede che c'è, però questa è la zona dove devo coprire di più, dopo ci andrò di pennellino. Allora, mi piace perché mi ha corretto il colorito del contorno occhio, come sapete e come avete visto, ce l'ho abbastanza scuretto. Però solo il pennello, non so, non mi sento sicura, preferirei dopo tamponarlo con una spugnetta in modo tale che mi vada dentro per bene sui pori, sulla pelle e mi si amalgami per bene. Vado anche qui in alto perché anche qui io sono abbastanza scura. E voilà, col pennello sono riuscita a sfumare tutto quanto. Guardate, poco poco lo metto anche con questa mini spugnettina della Royal Beauty, la trovate nei negozi Caddy, perché dovrebbe essere una loro esclusiva. Metto via il correttore Light Peach e adesso insisto un po' su queste zone qui. Allora, se volete un effetto più leggero, andate col pennello. Io sinceramente lo sto amando di più con la spugnetta. Però ne riparleremo, insomma, magari tra qualche utilizzo, perché comunque adesso fa caldo, ottimo momento di testing, così posso capire se resiste col sudore, se si asciuga abbastanza in fretta. E vado a utilizzare anche il light. Lo vado a utilizzare dove ho appena messo il, anzi un pochino sotto per illuminare. Questo è Light, anzi Ivory, scusatemi. Eccolo qua, lo vedete? Lo stendo proprio poco poco qui sotto. Voilà. E one, two. Quello che a me ha colpito di più di questa collezione è stata la cipria, che ho qui. Che però non andò a mettere con la spugnetta, perché la spugnetta la vorrei tenere, ma vorrei utilizzarla con questo pennellone a goccia, quanto che mi piace. Mi piace tantissimo per forma. E qua tamponiamo, tamponiamo, tamponiamo. Non avevo bisogno di ciprie, ma ciprie e palette e rossetti. Soprattutto palette e rossetti sono la mia fissazione, poi anche le ciprie, ce ne ho tante ancora di chiuse che dovrei aprire per testarle per bene. E voilà, perfetto. Io sono a posto così, non sono solita utilizzare dei correttori così scuri come il Light Peach, ma utilizzo questo colore più chiaro
proprio per tutto il contorno occhi, perché è parecchio uguale al correttore di Astra che sto utilizzando. Allora, risalta comunque se avete un po' i pori dilatati, però insomma, come risultato finale non mi dispiacque. Assolutamente no. Adesso dico che è giunto il momento di provare lei, così poi dopo completo tutta la parte del viso e registro un po' la parte degli occhi e vi faccio vedere anche come si comporta la ciglia, perché tra tutti, vi ripeto, è il prodotto che mi ha colpito di più quando hanno fatto il lancio di questa collezione per la base. Spero facciano anche il fondotinta, perché a questo punto manca solo questo prodotto. Vabbè, mancherebbero anche i primer e tutte queste cose. Però magari un fondotinta sarà sicuramente una cosa che manca e che ci stanno studiando e che sicuramente vedremo prossimamente in qualche lancio, ci sono sicura al 100%. E sarebbe l'ideale, così si può almeno fare un trucco completo con tutti i prodotti Nabla. La cipria è questa sberla di confezione, si parla di 18 mesi di PAO, è vegan e cruelty free, ha il talco, non ha silica, sto guardando, no, ha il talco questa, ed ha 30 grammi di prodotto. Allora, la apriamo subito. Non sono amante del rosino io come pack, sinceramente. Non mi ha colpito questa collezione, sì, questa collezione per il pack, ma semplicemente per la scelta dei prodotti che hanno fatto. È una cipria traslucida della edizione Close Up, si chiama Baking and Setting Powder. Proprio me ne è venuto fuori un sputino, giro, picchietto, come dice Umberto di Bare Minerals. E adesso mi stendo tutto il prodotto, proprio un filino su tutto il viso. Allora, pochi buchi. Ah, aiuto. Ok, adesso ne ho fatti uscire un po'. Pochi buchi, e quindi non avete possibilità di far uscire per benino il prodotto. Una buona profumazione. Dovrei vedermi allo specchio, perché non sto utilizzando lo specchio, ma la telecamera per vedermi, per stendere questo prodotto. Mi sembra che comunque il pennello si porti via il fondotinta, quindi forse ne ho messo anche un po' in eccesso. Sì, voi sentite lavori in corso, ma ne viene fuori proprio poca, poca, poca. Io non me ce ne faccio niente con quella poca, poca. Madò, come sono cambiata di colore. Quanto che odio questa videocamera per questa cosa. Infatti non l'ho più utilizzata per questo motivo. Ho rispento e riacceso la videocamera in modo tale che almeno sono un pochino più umana e non alien in versione blu. E per il viso l'ho utilizzata. Adesso non vedo l'ora di utilizzarla per il baking, quindi per metterla in questa zona qui e poi la sfumo su tutto il viso. Allora, così su due piedi. Pensavo l'applicazione fosse più difficile, in quanto un prodotto più corposo, però mi sono ricreduta. Mi si è sfumata anche abbastanza facilmente. Apprezzo di più l'applicazione con la spugnetta piccolina piuttosto che con il pennellino. Il pennellino lo trovo ideale perché ha un contorno occhi bello liscio, morbido, non come il mio che ha le borse e poroso. Quindi per chi ha la pelle secca quel pennello non lo trovo più di tanto indicato. E adesso mi vado a prendere una spugnetta per fare il baking. Intanto mi preparo un po' di prodotto. Devo andarci giù di cattiveria, perché sennò non mi esce fuori. E adesso utilizzo, sì, il mio specchio.
Basta non metterlo sul naso, cioè. Sapete che la cipria non mi dispiace affatto? Cioè, se subito. Vabbè, che si vede lo stacco, questo color bianco con la videocamera lo vedo molto bene. Però non mi va tutto sulle rughette che ho di secchezza della pelle e non mi risalta neanche più di tanto il contorno occhi lasciandolo più bianco. Ho le ultime due applicazioni, quindi ritorno anche di qua. E vai che vado sempre a finire sul naso a mettermelo. Non dovrei farlo questo passaggio perché ho una pelle molto secca e così la risalterei ancora di più, ma con il caldo umido che c'è a Venezia mi è necessario, altrimenti io ho proprio il rischio che mi cola tutto già dopo 2 minuti che mi sono truccata. Mi tolgo via l'eccesso con il pennello. Per non essere una makeup artist, ma una a cui piace truccarsi e a cui piace testare i prodotti, per me la cipria è provata. A primo avviso, a primo utilizzo. Perché si fonde, non si vede che è traslucida, che non tende al bianco. Mi piace, poi si è proprio completamente fusa, non si sentono i granuletti, è come un po' la Young Blood che avevo utilizzato anni fa. Non mi dispiace per niente. Quindi, cipria per me super approvata, solo primo utilizzo, mentre gli altri prodotti ne riparliamo successivamente, perché comunque la spugnetta la devo ancora utilizzare, non la voglio ancora rovinare. I pennelli, questo mi sembra molto valido. Bisognerà capire quando lo laverò come si comporterà. La pochette è insulsa, non serve che la compriate. Il pennellino per il correttore va benissimo per chi ha un'occhiaia ben distesa e non secca e rugosa, un po' complicata come la mia, mentre i correttori ne riparliamo in separata sede perché adesso li proverò per bene. Tenete conto che io cercherò di utilizzarli di più durante il weekend o per determinati eventi durante la settimana, perché i prodotti nuovi, sì, ok, io li testo, però li testo un po' a scaglioni perché durante la settimana ho i miei prodotti da progetto smaltimento e non vorrei già mangiarmeli così a utilizzarli. Perciò non male, non male come utilizzo anche se tendo un po' a sbiancarmi i capelli, ma vabbè, non importa. Ringrazio per aver seguito questo video, spero che vi ho un po' tenuto compagnia. Non ho più di tanto parlato di cose mie, ma magari mi rifaccio con il prossimo. Se volete altre domande, altre curiosità su questi prodotti, fatemi sapere perché quando avrò pubblicato questo video sicuramente io avrò utilizzato ancora di più questi prodotti. E fatemi sapere anche la vostra, se li avete comprati, come vi ci state trovando, se sono dei prodotti validi oppure no. Per quanto mi riguarda, dulcis in fundo, il prodotto secondo me più carino, valido, buono da avere e siete utilizzatrice di questo prodotto tanto quanto lo sono io, è la cipria, perché veramente sembra neanche di non averla e non mi fa quell'effetto sabbioso sulla pelle, è bellissima, mi piace troppo, contentissima di questo acquisto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!